A metà del XX secolo, John Nash ci fornisce lo strumento per calcolare le interazioni che scaturiscono dalle esigenze di ogni individuo, in relazione a quelle di tutti gli altri, con la sua teoria dei giochi. Questo strumento matematico è adottato ormai da innumerevoli branche della fisica, della sociologia, della biologia e dell'economia capitalista. Le equazioni della teoria dei giochi sono strumento utile anche, e soprattutto per quel che ci riguarda, a risolvere le difficoltà logistiche di un'enorme massa che si organizza spontaneamente, secondo le esigenze di ogni individuo, in relazione a quelle di tutti gli altri, senza un'autorità che imponga delle regole. La teoria dei giochi può dare indicazioni e fare previsioni proprio su questa spontaneità, e questi dati possono essere usati dalla massa spontanea stessa, perché spontanea non vuol dire incosciente. Anzi, uno strumento matematico può essere utile per auto-organizzarsi più coscientemente, non già per togliere naturalità, ma per avere delle linee guida che aiutino così, per esempio, ad organizzare la produzione in comune e la distribuzione dei prodotti risultanti nel modo più efficace, utile ed equo possibile. Cooperando spontaneamente ma coscientemente per ricercare il massimo vantaggio per il gruppo, perseguendo anche il proprio di beneficio, si finirà per raggiungere il maggior profitto possibile per ogni singolo in funzione della collettività. Non è questo forse un equilibrio di Nash? De ese vasto edificio, el Comité Central de Abasto, compuesto por hombres que tienen alma y nervios de pueblo, ordenan el abastecimiento de la ciudad y del frente. Grandes arterias urbanas rebosan de tráfico y son muestra gallarda de cómo el proletariado ha encauzado la vida de la ciudad.